Buona domenica, bentrovati su Teletruria per un nuovo appuntamento con l'informazione. Lite sfociata in un accoltellamento questa notte in pieno centro a Sansepolcro, ferito il giovane che è stato trasferito a Siena. L'aggressore è nel carcere di Arezzo. Notte di violenza a Sansepolcro, proprio pochi giorni dopo che il sindaco aveva espresso tutta la sua preoccupazione per alcuni episodi di violenza accaduti lungo via Aggiunti. Era passata da poco la mezzanotte in un locale del centro lungo via 20 Settembre, il corso a pochi passi da Piazza Torre di Berta, si stava festeggiando un compleanno. A un certo punto sembra, per alcuni apprezzamenti da parte di un armeno nei confronti della fidanzata di un rumeno, sono dapprima volate parole grosse, poi il rumeno sembra abbia sferrato un pugno all'armeno. A quel punto sembra che l'armeno si sia procurato un coltello, abbia chiesto al rumeno con cui aveva avuto il diverbio, lo ha invitato per una sorta di pacificazione. A quel punto, quando i due si sono trovati a tu per tu, sembra che l'armeno abbia aggredito con il coltello il rumeno, procurandogli delle ferite. A terra è rimasto ancora il sangue. Vista la gravità delle ferite, è stato allertato il Pegaso con cui è stato trasferito al Policlinico Le Scotte di Siena dall'armeno, che sembra abbia gettato il coltello dell'aggressione su un tetto. Coltello poi recuperato dai vigili del fuoco, è stato trasferito al carcere di Arezzo. Il consigliere regionale della Lega Casucci torna a parlare di lupi e chiede di nuovo il censimento dopo una nuova strage. Purtroppo con una cadenza sempre più preoccupante da più parti della Toscana arrivano segnalazioni di continui attacchi predatori da parte di lupi che fanno strage di pecore nei vari allevamenti, dice Casucci. Di recente sono stato a Ponticino dove ho potuto visionare i danni causati dai lupi nell'azienda agricola di Giovanni e Bernardo Contena. Dopo aver visionato la situazione, il consigliere ha predisposto una specifica interrogazione in cui chiede di conoscere quando verrà fatta un'operazione di censimento per avere contezza del numero effettivo di questi predatori presenti in Toscana. Duro attacco da parte di ENPA alle strumentalizzazioni politiche sulla vicenda dei lupi. I politici potrebbero usare la loro influenza per far accedere gli allevatori ai fondi europei per proteggere i loro animali, invece fomentano rabbia e odio. Si fa un gran parlare appunto della presenza del lupo sul nostro territorio, ci sono convegni, ci sono richieste politiche di censimento, il lupo ricordiamo è un animale protetto. Lei cosa ne pensa? Io credo che in questo dibattito ormai è scivolato sicuramente in un dibattito politico, come accade spesso in temi molto importanti quali ad esempio questi dell'ambiente, del lupo, appunto dell'orso, abbiamo visto, quindi ci vuole molta moderazione. Non mi piace questo tono che si è venuto a creare anche qui, diciamo, nelle nostre zone. Ci vogliono persone esperte e scienziate. Insomma, persone che conoscono il lupo, che conoscono la natura e il loro habitat, perché ad esempio per gli allevamenti ci sono tante situazioni che possono essere messe in campo, e soprattutto quello del ricovero notturno più diciamo protetto, e per questo ci sono dei finanziamenti. Abbiamo capito che questi finanziamenti a volte arrivano tardi agli allevatori perché ci sono problemi burocratici nei comuni. Quindi io credo che se il politico facesse veramente il politico, potrebbe oleare dei meccanismi che porterebbero a una convivenza migliore. Se le dico in bocca al lupo, mi risponde? Grazie, viva il lupo! Tempo di vendemmia e prima indicazione sul suo andamento alla cantina dei vini tipici dell'Aretino è iniziato il conferimento delle uve, una stagione vitivinicola che appare più difficile di quella dello scorso anno. È iniziato il conferimento delle uve alla cantina dei vini tipici dell'Aretino di Pontechiani. Presidente Massimo Peruzzi, una vendemmia difficile? Sì, quest'anno è iniziata la vendemmia ed è stata abbastanza difficile la produzione, però nonostante tutto, dai conti fatti dall'agronomo, sicuramente avremo solo un 30% di perdita, però la qualità è superiore perché ha fatto un diradamento naturale la peronospora, che ha colpito
a maggio e giugno con le piogge e l'umidità ha colpito fortemente i nostri vigneti, però gli agricoltori con l'ausilio anche dell'agronomo sono riusciti a salvare e a fare un prodotto di qualità. Quali uve vengono inizialmente conferite? Allora, abbiamo già raccolto lo Chardonnay, e abbiamo raccolto il Vermentino, abbiamo raccolto in settimana Merlot e ora stiamo facendo le uve Sangiovese e tutta l'altra vendemmia che durerà fino a ottobre iniziato. Nuovo look anche per i prodotti della cantina dei vini tipici dell'Aretino, distribuzione non solamente all'Oreca ma anche alle enoteche e alla ristorazione. Sì, oramai è un po' superato anche a livello europeo l'Oreca, e noi facciamo direttamente ristorazione e anche a ricezione, alberghi ed altro. Un nuovo look che è dato anche dalle nuove etichette che sono state prodotte. Tutto questo ci permetterà sicuramente di dare un valore aggiunto ai nostri soci. Con questo nuovo look noi andiamo ad affrontare i mercati con un'energia maggiore, tant'è che siamo presenti in Australia, Giappone, in Russia si continua anche se con difficoltà, ma portiamo sicuramente l'immagine e l'etichetta di Arezzo in tutto il mondo. Un incontro con l'economista Carlo Cottarelli per parlare di attualità economica e delle prospettive di sviluppo. L'economista è stato ospite dell'ITIS Galilei di Arezzo. L'incontro rientra in un progetto promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore rivolto agli studenti delle scuole superiori. Preside, questa serie di incontri promossi dall'Università Cattolica del Sacro Cuore vedono coinvolto anche l'Istituto Galilei di Arezzo. Avete accettato di prendere parte a questo progetto, perché? Perché è un momento estremamente importante per i nostri studenti, tra l'altro si colloca sulla scia di una serie di iniziative già avviate nello scorso anno scolastico, durante il quale gli studenti hanno avuto modo di ascoltare e anche dialogare con personaggi di altissimo profilo come il generale Garofano o Pietro Grasso, insomma. E quest'anno inauguriamo l'anno scolastico con la presenza del professor Cottarelli, che è un chiarissimo esperto di economia a livello internazionale. Questo intervento si colloca nell'ambito dell'educazione civica, ma in maniera più ampia nell'insegnamento dei valori, delle conoscenze che per i ragazzi saranno utili nel loro percorso di vita. Possiamo dire che in fondo cambia anche la didattica un po' rispetto al passato? Sicuramente c'è più attenzione a dare formazione ma anche informazioni ai ragazzi. Non è un cambiamento direi sostanziale, perché se ci si pensa interventi dall'esterno erano previsti anche in passato, ma di certo c'è questo sforzo di cercare di coinvolgere, grazie alla loro disponibilità, persone come ho detto prima di profilo internazionale, nazionale, insomma di grande esperienza, per dare ai ragazzi delle conoscenze e occasioni di incontro davvero uniche. Cortona da Palude a Granaio, un convegno per tornare a parlare della bonifica della Val di Chiana. Nella sala Pancrazzi del Centro Convegni Sant'Agostino, un incontro ha fornito un ulteriore contributo al dibattito. Si parla appunto di bonifica, avevamo un acquitrino e quindi oggi è un terreno meraviglioso dove si fanno colture, ma soprattutto dove ci sono attività economiche, agriturismi, le bellissime Leopoldine, uno sviluppo economico davvero molto importante che, visto dalla parte anche a monte, appunto resta impressionante dal punto di vista della gestione, quindi anche del decoro e della manutenzione. Quindi per questo abbiamo deciso di parlare della bonifica, perché non tutti conoscono la storia e è importante mantenere alto quelli che sono, diciamo così, i ricordi per capire meglio quello che dobbiamo andare a fare. In questa vicenda straordinaria della Val di Chiana bisogna avere una visione eclettica, oggi si direbbe multidisciplinare, pensare alla storia, pensare alla preistoria, alla geologia, all'ambiente, al paesaggio, e sarà un po' questo il taglio che io darò alla relazione di stasera, in cui partiremo da quelle che sono state le cause dell'impaludamento e tutte le cure che la civiltà che si è avvicendata in questa valle, dai medici in poi, fino ai Lorena e fino allo Stato Unitario, hanno messo in atto per reclamare i terreni alla palude, generare appoderamenti, fattorie, benessere, produzione agraria e paesaggio. Seconda vittoria stagionale in campo esterno per l'Arezzo, che vince soffrendo a Chiavari. Trombini, grande protagonista con parate decisive.
si è presentato con l'abito da sera, se n'è uscito con la tuta da operaio addosso. L'Arezzo conquista a Chiavari la seconda vittoria stagionale, ancora lontano dal comunale, al cospetto di una squadra in crisi di risultati ma non di gioco. Tre punti pesanti che fanno morale, soprattutto classifica. Nella ripresa i ragazzi d'Indiani hanno sofferto il ritorno dei padroni di casa che, agevolati dai cambi, hanno inchiodato gli Amaranto nella propria metà campo. In curva oltre 200 tifosi che non hanno mai smesso di sostenere la squadra. I padroni di casa, con il nuovo allenatore Gallo in panchina, hanno stentato a trovare una manovra efficace, mentre l'Arezzo si è subito dimostrato sul pezzo. Una punizione di Pattarello termina lato, mentre poco dopo è Renzi, che potrebbe lavorare meglio nella conclusione, questo pallone dal limite. Il gioco è comandato dall'Arezzo, che passa poco dopo la mezz'ora in vantaggio. Impegno sbagliato dal piede esperto di Lancini. Gucci si impossessa del pallone al limite dell'area e con grande precisione piazza il pallone sull'angolo alla sinistra di De Lucia. Terzo gol stagionale per l'attaccante dell'Arezzo. Esulta tutta la panchina Amaranto alla pari dei tifosi sugli spalti. Per l'attaccante arriva una bella conferma sulle ali dell'entusiasmo. L'Arezzo insiste e raddoppia al termine di una bella azione corale. È Pattarello che innesca il break dalla destra. L'appoggio in transizione per Settembrini trova l'assist del capitano per la corrente Poggesi. Il baby non ci pensa due volte, piazza il destro d'incontro sul 7 alla sinistra del portiere ligure. È un sogno, doppio vantaggio e gol all'esordio del ragazzo di Reggello. Si va al riposo sul doppio vantaggio. Al ritorno in campo però ci sarà un'altra partita. Gallo si è fatto sentire, soprattutto gli innesti di Clemenza prima e Santini dopo cambiano l'inerzia del match. Lentella inizia a menare fendenti e mette al l'angolo l'Arezzo. Trombini si esalta ma capitola su questo attacco rifinito dalla semi rovesciata del temuto Santini. La squadra di casa ci crede, insiste nella sua pressione. In altre due occasioni è bravissimo Trombini a respingere le iniziative degli attaccanti locali, dove si fa vedere anche l'ex Di Santo. Il brivido più grosso arriva nel terzo dei 7 minuti di recupero. Nel mischione la deviazione finisce sul palo con Trombini che si ritrova la palla tra le braccia. Eupalla aveva deciso così. Il triplice fischio restituisce il sorriso all'Arezzo, che esulta per una vittoria sofferta. Per gli Amaranto un successo che scaccia gli incubi e regala una settimana serena. Questa sera, dopo il telegiornale, sarà una domenica sera dedicata allo sport. Subito dopo il telegiornale delle 20.30 torna infatti l'appuntamento settimanale con la Domenica Sportiva. Al termine il film western Jesse il Bandito con Henry Fonda e Tyrone Power. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione. Grazie per averci seguito e arrivederci a più tardi.